bullismo e il cyberbullismo come tema conduttore della 28esima edizione del concorso Avis che si sviluppa all'interno delle scuole medie di Forlì. I ragazzi sono stati invitati a creare una composizione musicale sul tema e come ogni anno si è svolta la giornata finale, una vera e propria festa all'interno del teatro Diego Fabbri, dove gli studenti hanno potuto esibirsi sul palco con le loro composizioni. Anche quest'anno ci troviamo qua al Teatro Diego Fabbri per questa bellissima iniziativa, 28esima edizione addirittura. Sì, l'idea venne nel 1991 all'allora presidente professor Maltoni, quella di coinvolgere i dirigenti scolastici e soprattutto i ragazzi. All'inizio il concorso prevedeva un'espressione grafica o letteraria, poi con il tempo si è capito che l'espressione musicale del canto coinvolge maggiormente i ragazzi, quindi dal 2010 eccoci qua ogni anno a proporre ai ragazzi e a coinvolgerli e proporre loro di comporre un testo, un brano che possa esprimere la loro vitalità, la loro curiosità proprio. Quanti sono stati gli studenti e gli istituti coinvolti quest'anno? Quest'anno noi siamo intervenuti nelle seconde medie dei comprensivi, più la Nave e le Dorotee. I ragazzi sono poco meno di 1000, quindi è una grossissima fascia di popolazione che ogni anno andiamo via via a informare, a proprio sensibilizzare verso il dono del sangue naturalmente. Sono passati 28 anni, quindi diciamo che i primi sono già diventati adulti. Avete avuto riscontro anche per quello che è stato i donatori? Alcuni sono veramente diventati donatori? Intanto diciamo che i ragazzini di oggi sono i figli dei primi che incontrammo. E poi sicuramente nei tempi lunghi, non nel giro di un anno, ma nel giro di diversi anni, il riscontro c'è, assolutamente positivo. Noi entriamo anche nelle scuole superiori, in quinta i ragazzi maggiorenni e ogni anno abbiamo diverse centinaia di ragazzi che si avvicinano e di questi circa un paio di centinaia diventano i donatori, i nuovi donatori. Quanto dura il progetto nelle scuole e qual è l'entusiasmo di questi ragazzi? È tanto l'entusiasmo, lo vediamo già adesso, ma poi con la loro esibizione ci si emoziona veramente a vedere quanta partecipazione, è un gioco in definitiva e questo rimarrà nelle loro menti negli anni futuri. Ho visto che oggi hanno anche una maglietta color porpora. Sì, quest'anno il tema è presi nella rete no, liberi con Avis, facendo affidamento sul fatto che quest'anno nelle scuole è in particolare evidenza l'aspetto del cyberbullismo. Noi abbiamo pensato di dare questa valenza, non facciamoci prendere dalla rete in senso negativo, è chiaro che la rete, il web è importante e ormai coinvolge tutta la nostra attività, la nostra vita, non facciamoci prendere nella rete delle dipendenze e soprattutto della schiavitù di certe situazioni pericolose. E questo quindi è il titolo che abbiamo voluto dare all'iniziativa di quest'anno. L'anno di adolescenza è stata molto dura, piena di turbi, certe cose che paura sono. Ora è arrivato a scuola, piena di speranze, ma che abbia ricevuto solo disuguaglianze. Nella classe ero l'unico non italiano e tutti mi trattavano come fossi un anziano. A casa mai dormivo, perso mi sentivo, perché disprezzavano me, non ho capito. Ma l'anno scorso è tutto, nel gruppo che si trae, purtroppo dopo un po' che cominci cancellare. Iniziavano a girare, cose in giro un po' pesanti, insieme a me, proprio di poco imbarazzanti. Ogni anno questa bellissima iniziativa che coinvolge le scuole e Avis, come è avvenuto quest'anno l'organizzazione? Ma l'organizzazione ormai è collaudata, per cui anche gli insegnanti hanno creato un certo rapporto con noi. E questo è un concorso musicale dal 2000, mentre è iniziato nel 1991, facevano solo dei disegni i ragazzi. E dall'anno 2000 è diventata una rassegna musicale. E
noi andiamo a visitare i ragazzi parlando loro dell'Avis e ci sottoponiamo alle loro domande. E poi dopo nelle scuole medie, esattamente, noi andiamo in seconda perché diciamo sono i ragazzi che non devono preparare l'esame, sarebbe meglio parlare con i ragazzi un pochino più grandi, però le seconde abbiamo notato che sono quelle più adatte. E come dico, loro devono presentare dei brani musicali e questa mattina ci sarà il clou della loro preparazione. Che tipo di musica è pervenuta? Questa è una sorpresa per tutti, perché io quello che riesco ad avere è soltanto il testo e sinceramente li ho letti tutti e mi commuovo anche adesso, perché sono delle poesie. A me piace dire che sono poesie musicali, perché c'è un impegno estremo da parte degli insegnanti di musica e anche di italiano e soprattutto dei ragazzi. Un coinvolgimento direi ampissimo che ogni anno si rinnova, quindi c'è anche un ritorno verso il territorio di questo lavoro che Avis sta facendo negli anni. Certamente, perché gli insegnanti sono sempre gli stessi e quindi loro sanno già come comportarsi verso i loro ragazzi per questa iniziativa che noi facciamo da tempo, e i ragazzi già dai primi anni diciamo delle medie sanno l'importante valore di Avis, l'importante valore del dono del sangue per aiutare le persone. E noi per fortuna in Italia siamo autosufficienti, e quindi perché la nostra campagna pubblicitaria va oltre anche nelle scuole superiori, per cui già da piccoli i ragazzi possono già decidere a 18 anni di poter fare una certa scelta. Sentito il punto di vista dell'Avis, ora vogliamo sentire anche il punto di vista delle scuole per quanto riguarda il coinvolgimento in questo progetto. Come lo percepiscono i ragazzi e come è stato negli anni? Allora, io porto una testimonianza, oserei dire, abbastanza significativa, perché pur non essendo più in servizio, io appartengo ai presidi che erano presenti quando questa manifestazione è stata istituita nel 1991. Quindi avevamo un incontro con l'Avis e io con i miei colleghi in maniera abbastanza entusiastica decidemmo di abbracciare questa esperienza. È stata un'esperienza molto positiva se dal 91 ad oggi essa si mantiene. Nella mia esperienza posso solo dire che questa manifestazione, questo progetto si è implementato, è cambiato molto e attualmente ha trovato una formula che è la migliore in assoluto, perché si conclude con una festa straordinaria e finalmente abbiamo trovato il modo di dare ai ragazzi la possibilità di esprimersi con i loro tesori, la lingua e la musica. E questo abbiamo visto che è quasi connaturale in loro queste arti. E anche stamattina io i testi li ho già letti, le musiche chiaramente non le ho ancora sentite, però sono estremamente significativi. Hanno capito l'importanza del messaggio che noi quest'anno abbiamo voluto dare loro. Thank you.
un coinvolgimento molto grande all'interno delle scuole, questo che promuove il concorso di Avis e che crea anche i futuri donatori, quindi è una cosa che si riversa anche sul territorio forlivese. Una grande associazione Avis che con oltre 80 anni di vita trasferisce di generazione in generazione una propensione al volontariato e la consapevolezza che tutti possiamo avere bisogno di sangue nella nostra vita, e questo però lo si fa se alleviamo, se seminiamo nei ragazzi più giovani già questi primi semi di consapevolezza e di propensione all'altruismo e all'aiuto agli altri. Partire con un gioco, con un momento di arte, di creatività, di lotta anche a quelli che sono fenomeni del nostro tempo come il bullismo, è certamente un modo per essere una realtà di responsabilità nel nostro territorio. Il rapporto strutturale ormai col sistema scolastico porta a queste giornate, alle giornate come quella di oggi, che sono poi dopo il frutto di un lavoro realizzato nelle scuole tutto l'anno, ma che diventano anche una festa per la nostra città.